Salve a tutti, sono Boban Pezov e benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente oggi andrò a parlarvi di quelli che sono i prodotti Wacom, tavolette grafiche, che io utilizzo per il mio lavoro, quindi vi darò un insieme di consigli che vi saranno utili per tutti coloro che vogliono approcciarsi a questo mondo e anche per tutti coloro che vogliono fare un acquisto serio di una tavoletta grafica in grado di soddisfare diciamo la loro voglia di creatività e allo stesso tempo professionalità. Essendo in tema, il 20 ottobre di questo mese presso l'FCF di Milano andrò a fare un workshop di disegno dove andrò a testare alcune tavolette grafiche, parleremo di questo mondo, parleremo del disegno digitale, vi farò vedere il mio metodo di lavoro, come mi approccio sia ai programmi che utilizzo sia alle tavolette che utilizzo e vi racconterò di quella che è la mia esperienza di questi anni cercando anche di interagire con voi facendovi provare alcune tavolette e magari divertendoci un pochino assieme. Quindi 20 ottobre presso l'FCF, mi raccomando, in descrizione trovate tutte le informazioni e il link Facebook per andare ad iscrivervi all'evento, mettete partecipo se siete sicuri, ma sicuri di venire, quindi se ci siete dalle 15 in poi, 20 ottobre, ci vedremo lì, ok? Dai, ci divertiremo. Prima di presentarvi la Mobile Studio Pro voglio ripercorrere quelle che sono state le tappe, diciamo, i prodotti, come ho iniziato per arrivare poi a quelle che sono le tavolette un po' più professionali. La prima tavoletta che io ho utilizzato all'epoca è stata questa, la Bamboo, ok? La Wacom Bamboo è stato il mio primo acquisto nel 2012. Ci ho lavorato per anni, all'inizio è stato abbastanza difficile cercare di abituarsi, però poi pian pianino ho imparato ad utilizzare i programmi di disegno digitale, diciamo che sono riuscito ad ambientarmi. Questa è una chicca, i vecchi video, cioè i primissimi video dove presento dei disegni digitali sono completamente fatti con questa tavoletta, quindi non avevo ancora la mia tavoletta grande, la mia Cintiq, che è diventato il mio secondo acquisto, cioè la Cintiq 22HD. Un toro da battaglia, l'ho utilizzata per anni, ci ho passato le nottate sopra, ci ho dormito sopra, ci ho mangiato sopra, è piena di briciole, di disputacchi, veramente un toro da battaglia e sono super soddisfatto. È ovviamente una tavoletta che è direttamente collegabile al computer, è uno schermo di 22 pollici che potete tenere in ufficio. Finalmente quest'anno ho avuto la possibilità di provare la Mobile Studio Pro. Inizialmente ho provato la Mobile Studio Pro di 13 pollici. Devo dire che per me è stato wow, ok? Mi si è aperto un mondo completamente nuovo. Oltre ad avere in mano una tavoletta potentissima, oltre ad avere un sistema operativo dentro la tavoletta, quindi non ho bisogno di un computer da portarmi appresso su cui collegarla. No, è un portatile con tutte le caratteristiche e i potenziali che ha una Cintiq, ad esempio. Quindi per me veramente è stato un nuovo modo di approcciarmi al disegno. L'unico problema, ma questo è un problema mio, magari per qualcun altro è diverso, l'ho trovata leggermente piccola, ok? Io ho le mani rude, grosse, ho bisogno di afferrare qualcosa di più sostanzioso e la 13 pollici diciamo che mi sono trovato in parecchia difficoltà quando dovevo realizzare dei disegni un po' più precisi, ma non è un problema di tavoletta, è proprio un problema di approccio mio con lo schermo, lo trovo leggermente piccolo. Avendo sempre a che fare con uno schermo grosso, quando devi ridurre le dimensioni fatichi un pochino, ma è una questione di abitudine. La forza della Mobile Studio Pro è che quando andavo in giro per le fiere, per gli eventi, anche solo ad andare in vacanza, andare in montagna, passare un po' di giorni in tranquillità, mi portavo il lavoro appresso. Ha una durata di batteria abbastanza longeva, quindi quando me la portavo dietro la accendevo in qualsiasi posto, anche per andare a controllare, non lo so, la mail o un paio di dati da mandare a qualcuno, avevo tutto a portata di mano, perché è come avere veramente un portatile che ha le stesse caratteristiche, potenza di un portatile di ultima generazione. E poi dalla 13 pollici sono passato alla 16. Qui stiamo parlando di prestazioni
ancora più elevate. E se con la 13 sono rimasto sbigottito, con la 16 questa sensazione è triplicata. È stato un approccio ancora migliore sulla Mobile 16 Pro. Mi sono veramente innamorato di questo prodotto e difficilmente potrò farne a meno in futuro. La sua portabilità sinceramente non ne risente, la potenza raddoppia, ci sono ovviamente vari modelli con diverse caratteristiche, poi lì dipende l'utilizzo che ne fai. Ad esempio io, oltre a disegnare su una tavoletta del genere, mi piacerebbe poi iniziare anche a montare dei video. Io per adesso su questo prodotto mi sto trovando benissimo. Chi consiglio l'acquisto della Mobile Studio Pro? Allora, a tutti coloro che viaggiano tantissimo e hanno del lavoro da recuperare, hanno delle tavole da recuperare, quindi a fumettisti che fanno spesso tantissime fiere, come ad esempio io, mi è capitato in passato, soprattutto nel periodo autunnale, primaverile, di fare tantissime fiere, quasi tutti i weekend ero sempre in giro, anche con il tour di Nazi Vegan Heidi, praticamente stavo più in giro che a casa. Avere una tavoletta grafica come questa ti aiuta tantissimo a portarti avanti con il lavoro, ma non solo per quanto riguarda il disegno, ma proprio anche il lavoro, che ne so, montaggio di un video nel mio caso. Poi consiglio l'acquisto a tutti coloro che vogliono comprarsi sia un computer potente, ma allo stesso tempo vogliono anche avere una tavoletta grafica in grado di soddisfare le proprie esigenze, come ad esempio coloro che lavorano con animazione 2D e 3D. Se tu hai bisogno di un computer potente per poter renderizzare ad esempio un'animazione in 3D, giustamente ti serve un computer di determinate prestazioni che ha un certo costo. Mettici anche la tavoletta, magari una Cintiq in mezzo, i costi arrivano a dismisura. Invece questa tavoletta, la Mobile Studio Pro, ha le prestazioni adatte per far girare benissimo i programmi di animazione 3D e 2D e allo stesso tempo funge anche da tavoletta grafica classica come una Cintiq. Hai il pacchetto completo. Poi consiglio l'acquisto ovviamente anche a tutti coloro che vogliono interagire con le tavolette grafiche a schermo. Magari non vuoi comprarti una Cintiq e vuoi comprarti una Mobile Studio Pro. Se non ti senti limitato dalla grandezza dello schermo, va benissimo, consiglio assolutamente di acquistarla, assolutamente. È un bel investimento, ma vale la pena. Ok, credo di aver detto tutto, ma sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa, però per sicurezza avete il link in descrizione del sito di Wacom per approcciarvi a questo mondo e magari indirizzarvi nell'acquisto di una tavoletta. Avremo modo di approfondire anche il 20 ottobre a Milano presso l'FCF, dopo le 15, mi raccomando, venite in tantissimi, mi farete un grosso piacere, ok? Io vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo la prossima volta o ci vediamo il 20 ottobre.